Ciao a tutti e benvenuti ad Animalpedia. Nel video di oggi ti raccontiamo come questa cagnolina si è presa cura di un piccolo cerbiatto e come sono diventati migliori amici per alcuni giorni. Resta per conoscere la loro storia. Un husky retriever di 11 anni ha stretto un'amicizia incredibilmente curiosa con un cerbiatto malato. Il cucciolo è stato trovato sotto la roulotte dell'auto di Pat, il suo tutore umano. Pat ha spiegato che il cerbiatto sembrava estremamente debole e malato e che aveva persino delle zecche negli occhi. Dopo aver chiesto consiglio a un allevatore locale, è riuscito a togliere più di 30 zecche dall'occhio destro del cerbiatto, ha applicato Neosporin e lo ha nutrito con latte di capra. Mentre si prendeva cura del cerbiatto, la sua cagnolina Zoe si era annicchiata e lo ha aiutato a pulirgli il mantello. Pat afferma di non aver mai visto Zoe prendersi cura di un animale o di un essere umano nel modo in cui si prendeva cura di questo cerbiattino. È interessante notare che Zoe è una cagnolina che ha trascorso la maggior parte della sua vita all'aperto a inseguire questi cervi attraverso le foreste della Virginia e del Tennessee per spaventarli. Tuttavia, con questo cerbiattino si è comportata come se appartenesse alla sua famiglia. Vederla così ci ricorda l'immenso cuore dei cani. Chi avrebbe mai pensato che un cane e un cerbiatto potessero diventare amici? È certamente un'amicizia molto insolita. Guarda che adorabili! Dicci, cosa ne pensi di questa storia? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!